Quarto unico senza intervallo è il titolo dello spettacolo che ha come protagonista Giorgio Tirabassi e che sarà in scena al Teatro Comunale di Narni fino a questa sera. Quarto unico è stato scritto 10 anni fa, ma finora per scelta non era mai stato presentato nei teatri tradizionali, solo in spazi allestiti appositamente nelle periferie romane e anche nel carcere di Rebibbia. Il servizio è di Enrico De Nobbio. Bebbia che abitavo dentro casa di un ente. Esilarante e spietato il monologo di Giorgio Tirabassi, autore e interprete di Coatto unico senza intervallo. L'attore, sul palcoscenico del Comunale di Narni, ha dato vita ad una riflessione sui destini e le aspettative di chi vive ai margini della società. Un'incredibile carrellata di personaggi presi in prestito dalle borgate romane, ma che potrebbero essere comuni a qualunque altra città italiana. Sono storie di vite accompagnate da un percorso musicale che fa da contrappunto a tutto lo spettacolo, una sorta di colonna sonora delle metropolitane e delle piazze, con Tirabassi, voce e chitarra, accompagnato da contrabbasso e batteria. È il quinto e penultimo spettacolo di Visione in Musica, il Festival Ternano che propone un percorso tra musica e immagini. Uno spettacolo che non era mai uscito dalla capitale, come i veri Coatti che trascorrono la loro vita nel quartiere e che oggi viene portato in tutta Italia. Situazioni in gran parte nuove, ma che consentono allo spettacolo di conservare lo stesso spirito e la stessa freschezza. Sono storie e personaggi nelle quali tanti italiani potrebbero riconoscersi. Lo spettacolo, previsto inizialmente per una sola serata, visto il successo e le richieste, sarà replicato questa sera alle 21, sempre al Comunale di Narni. Ma non l'ho fatto mai.